Una partita dove tu vai a vedere, si parla tanto, no, di possesso palla, io poi non sono d'accordo, quando si parla di possesso palla, bisogna tenere possesso palla, poi alla fine secondo me è quante conclusioni effettive fai, l'indice di pericolosità che tu porti alla porta avversaria che diventa importante. Però, visto che tanti poi parlano di questo famoso possesso palla, io vado a vedere che oggi abbiamo fatto il 75% di possesso palla, abbiamo fatto 28 tiri in porta, ok, questo visto in maniera oggettiva. Poi, visto in maniera particolare, è inevitabile che se tieni tanto palla e tiri in porta e non lo fai con l'efficacia che devi fare, non fai neanche un gol, sicuramente devi fare delle riflessioni, no? Nel senso che non siamo stati precisi, può anche essere che faceva tanto caldo, però sai, il caldo è per noi, il caldo è per loro, quindi anche se per loro, sai, difenderti come hanno fatto, forse è più semplice per noi che dovevamo attaccare e comunque sprecare energie. E su 28 tiri in porta dobbiamo essere più efficienti, dobbiamo essere più aumentare l'indice di pericolosità, questo sicuramente. È stata una partita comunque interessante perché ci ha portato a portare tanti uomini e al tempo stesso prepararci per le ripartenze. In un paio di ripartenze abbiamo anche rischiato, però ci sta, fa parte del percorso. Noi siamo una squadra che comunque vuole attaccare. Quando vuoi attaccare è inevitabile che comunque qualcosina la devi lasciare agli avversari. Niente, detto questo, me l'importante oggi. Sicuramente mi sarebbe piaciuto magari fare qualche gol, no? In più per dare anche una gioia ai nostri tifosi che sono giunti numerosi oggi. Io ho parlato con i ragazzi, la domanda è stata: abbiamo dato tutto al 100%, no? Quindi mi ha detto sì, questo per me basta oggi. E quindi adesso inizia il campionato, iniziano i 3 punti e quindi inizieremo e continueremo, diciamo, a lavorare e cercare di fare del nostro meglio. Radio CRC. Buonasera mister, le volevo chiedere, secondo lei quanto hanno inciso i carichi di lavoro sulla prestazione di questa sera? Guarda, questo non riesco a dirle, sicuramente sulla lucidità, no? Perché alla fine la squadra ha corso tanto, ha corso e ha fatto anche una buona riaggressione, ha dovuto fare 3-4 corse all'indietro. Diciamo che da quel punto di vista mi posso ritenere soddisfatto. Sicuramente abbiamo fatto un bel ritiro dove abbiamo lavorato in maniera anche importante. Adesso già questa settimana abbiamo un pochettino rallentato, no, sui carichi perché ormai inizia la settimana tipo comunque prevede che diluisci il lavoro, non fai mattina e pomeriggio. Però ecco, la cosa sicuramente l'aspetto positivo, l'aspetto importante è che noi in 30 giorni, compreso oggi la partita, nonostante i carichi di lavoro, abbiamo comunque avuto nessun problema. Abbiamo dei giocatori che stanno comunque smaltendo e stanno capendo alcune metodologie e sono convinto che da questo punto di vista, dal punto di vista fisico, oggi io vedevo anche alla fine noi eravamo nettamente più, loro facevano più fatica, no? Cercavano di perdere tempo, però oltre a questo poi noi dobbiamo comunque cercare di migliorare un po' il tutto. Mister, buonasera. Sera. Prima Bisoli diceva ci ha avvantaggiato molto il fatto che il Napoli non avesse attaccanti che potessero attaccare la profondità. Le chiedo se è un'analisi che condivide e se si aspetta in questa settimana prima di Verona qualche innesto al mercato. Ma guarda, è inevitabile che in questo tipo di partite dove comunque si arroccano tanto dietro, tu hai bisogno, no? Hai bisogno comunque di giocatori che tengano botta, ma Dzeko oggi l'ha fatto anche molto bene, dopo ha fatto anche Simeone, quindi
Secondo me oggi abbiamo attaccato poco l'area con altri giocatori perché spesso e volentieri venivamo fuori con Matteo o con Vicia e rimaneva solamente Giacomo. Invece noi comunque, anche quando c'è il cambio di ruolo, no? Di posizione, perché in questo tipo di sistema dà l'opportunità a giocatori come a Kvara, a Politano, di giocare sia dentro che avere l'uno contro uno, non perdere quell'uno contro uno. Quando facevamo questo, comunque l'area era vuota e questo noi lo dobbiamo migliorare perché dobbiamo riempire l'area. Se lasciamo solamente Giacomo e Giovanni fanno fatica, ecco, quindi. Buonasera, mi aggancio un po' al collega, la porto tra mercato e campo, nel senso che lei ha parlato giustamente anche di riaggressione, magari qualche riaggressione non ha funzionato benissimo, soprattutto nel primo tempo hanno fatto un po' fatica ogni tanto Lobotka e Anguissa ad accorciare, si sono presi un paio di ripartenze fisiologiche per carità, però è una questione di caratteristiche dei due e quindi magari deve arrivare qualcosa con caratteristiche diverse, di condizione o magari anche di equilibrio ancora da trovare, ci mancherebbe altro. No, no, quello sicuramente sono situazioni di equilibri, no? Di equilibri e di leggere prima quello che sta accadendo, perché tante volte, ecco, ci facciamo prendere un po' da dove sta la palla, invece noi dobbiamo essere bravi ad attaccare con 5-6, gli altri 4 si devono preparare a non guardare che accade, ma a prepararsi dove sono le zone più pericolose. Alcune volte le abbiamo fatto bene, altre volte le abbiamo fatto meno bene, però sappiamo, ecco, che possiamo migliorare e lo dobbiamo fare, ecco. Buonasera, Buonasera, scusi. le chiedo, lei giustamente ha detto inizia il campionato, quindi ci sono i 3 punti veri in ballo, non che oggi non ci fosse un obiettivo. Al 10 agosto Antonio Conte è soddisfatto del Napoli che ha, sia da un punto di vista di campo, sia da un punto di vista di organico, o nell'arco, di tempo che, ci separa dalla partita di Verona? Si aspetta qualcosa di più. Grazie. Io sono soddisfatto dell'impegno che stanno mettendo i ragazzi, dell'impegno, della voglia, di questo sicuramente sono soddisfatto. Poi per altre cose, cioè, ci sono delle situazioni oggettive che faccio fatica cioè, ecco, io faccio fatica a rispondere a questa domanda perché mi sta facendo una domanda. Se lei analizza in maniera oggettiva la situazione, ha già la risposta, capisce? Cioè, non sono qui per dire che bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro. Bisogna vedere la realtà, capire un'altra cosa, perché ogni tanto sento dire: ma quasi, cioè, alcune persone dicono: ma sai, questo è quasi l'organico del secondo scudetto. Mancano 12 giocatori. È andata via più della metà dell'organico, della rosa, dello scudetto. Quindi, cioè, io ho dei numeri oggettivi. A me dispiace perché a volte sento qualcuno che fa delle dichiarazioni, così si alza la mattina e in maniera non oggettiva fa delle dichiarazioni sul Napoli. Allora io dico: accetto qualsiasi giudizio se soggettivo, perché quando il giudizio è soggettivo uno prende e dice: ah, ma per me, perché c'è questo giocatore, c'è quest'altro, c'è l'allenatore. Poi c'è l'oggettività, che è la parte reale. La parte reale la vedete pure voi, cioè non c'è bisogno che io sono qui a dire bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro. Così come, ripeto, mi dà molto fastidio quando sento dire che bisogna accontentare Conte. Cioè, noi sul mercato abbiamo 3 parametri da rispettare. Il primo parametro è il costo del giocatore, perché non possiamo andare oltre un certo limite. Il secondo parametro è l'ingaggio del giocatore, perché non possiamo andare oltre l'ingaggio di alcune situazioni. Il terzo parametro è che bisogna trovare dei giocatori che abbiano voglia di venire a Napoli, come ho avuto voglia di venire io con grande entusiasmo, di sposare questa piazza, sapendo che non c'è l'Europa e quindi è poco attrattiva la cosa.
E quindi bisogna cercare di entusiasmare il calciatore sapendo che ci sono dei parametri a livello di mercato che dobbiamo rispettare. Non è che uno dice, ma Conte vuole questo, uno va. Cioè, io sto cercando di aiutare il Napoli a trovare il profilo giusto per quelle tre, per quei tre parametri. Niente, quindi ripeto, non è che bisogna accontentare me, bisogna accontentare eventualmente il Napoli, tutti quanti insieme, perché ci sono cose oggettive che non devo stare qua a dire. Mi auguro, ecco, che le cose le vediate e siano chiare. Poi ripeto, noi dobbiamo continuare a lavorare. Io ho grande entusiasmo, grande passione, grande voglia, ma ho un gruppo di ragazzi, anche se è ristretto, che ha voglia di fare cose importanti. Abbiamo un attimo pulito un pochettino di scorie, anche se ancora ce ne sono. Poi, se mi dite volevi dare qualcosa in più stasera, io sono il primo che avrei voluto dare qualcosa a tutti i tifosi napoletani. Io dico, vi abbiamo dato l'impegno al 100% perché i giocatori mi hanno assicurato che hanno dato il massimo. Io credo ai miei calciatori e abbiamo dato il massimo.